Jones. Oh vita, oh vita mia, banana, nel sapore, la 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 la. It's a final countdown, da 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 da. Arriviamo, Napoli! Arriviamo! Arriva il diavolo rosso-nero! Sotto all'ombra del Vesuvio! Allora, buongiorno a tutti, ben trovati! Oggi è la vigilia! Parte la Serie A, ma per noi è la vigilia della sfida. Una, il primo round, primo match tra noi e il Napoli. In quel stadio Maradona andiamo giù per giocarci una fetta di stagione. Comunque, like e campanellina, spero vi piaccia il video. Ringrazio ancora chi mi ha aiutato nelle riprese. Nei commenti ditemi le vostre sensazioni, cosa vi pare, le vostre paure. Secondo voi chi vincerà, chi, insomma, se sarà un match alla pari, e chi il migliore in campo e tutto quant'altro, ok? Allora, domani, noi con la vista all'assenza, Ibra, vabbè, c'è stato tante polemiche e ormai penso che davvero mai deve appendere le scarpette al chiodo. Grazie di tutto, quello che è stata una leggenda vivente, però penso che sia arrivato il momento di dire basta, no? Per quanto riguarda poi la formazione, anche con l'assenza di Kalulu, con l'infortunio rimediato, in nazionale sembra che, a meno che cambi l'ultima ora, ma tanto possibile, ogni cambiamento è possibile, da qui a domani sera, sembra che si riproponga la vecchia difesa 4. 4, 2, 3, 1. E' qui il modulo che ci ha fatto soffrire tanto nel famoso mese di gennaio. E non lo so, vediamo. Io poi, sapete, a un certo punto moduli lasciano il tempo che trovano. Alla fine va in campo, modulo no, devi dare qualcosa in più, devi lottare, devi... che poi loro siano quest'anno più forti di noi, non c'è dubbio. Hanno un altro tipo di gioco, non c'è dubbio. Noi solo dobbiamo fare solo una cosa: andare giù incazzati neri, mordervi le caviglie, gli stinchi, come la rostinciana, e poi vediamo cosa viene. Bisogna provarci, perché sicuramente loro tenteranno, in vista poi della doppia sfida Champions, di annientarci subito, come fatto con la Juventus, in modo da a noi destabilizzarci sicuramente. Noi invece dobbiamo andare giù, iniziare e subito all'attacco, fargli capire che, insomma, non è che abbiano, ora perché quest'anno hanno fatto questa annata strepitosa, non è che calcio hanno inventato loro, ci sono solo loro e noi non siamo di certo né l'Avellino né Poggi Bozzi, capito? Bisogna andare lì e fargli sentire la presenza subito, marcature a uomo, perché se le fa zona ti fanno girare come un loco, e spero che Pioli metta queste cazzo di marcature a uomo. E poi niente, ragazzi, tante informazioni sono quelle, dai, davanti Leao, Giroud, Diaz, Tonali, Bennacer, Krunic, poi chi c'è? Difesa sarà Calabria, ciao con Tomori, però un ballottaggio con Kier, e a sinistra ci sarà Teo, e in porta Magnan, Le Magnif. Allora, niente, l'unica cosa è che anche se usciamo sconfitti, come ho detto nelle puntate precedenti, ragazzi, anche se usciamo sconfitti dobbiamo guardare soprattutto la prestazione. Bisogna fare una prestazione all'altezza. Proprio perdere, pareggiare, vincere. E va bene. All'altezza, in modo di farli sentire, di farli capire che per i quarti di finale di Champions League hanno da vedercela con noi. Avranno a che fare con un altro Milan, un altro diavolo. Ok? Poi sul fatto della questione di Osimhen, che io non ho capito, ma a me mi sembra tutta una presa in giro, scusate. Questo è arrivato, che si è fortunato per scendere dagli scalini dell'aereo. Dai. Ma sicuramente, ma probabile che non lo faccia giocare domani sera. Fa giocare Simeone, e poi hanno detto addirittura in dubbio per la Champions. Per la Champions c'è? E queste cose, ma le volete venire accanto a me? Queste barzellette? Ora, hanno tanti punti. Possono anche permettersi di pareggiare o perdere. Questo possono tenerlo un panchino addirittura fuori, ma, e ti fanno credere che forse non ci sarà neanche per la sfida di Champions League dell'andata. Che barzellette, proprio quest'anno proprio si divertono, ma da una parte fanno anche bene, però occhio, che tutto si può ritorcere contro, perché bisogna anche sapere vincere.
e comportarsi da signori, cosa che molto spesso non lo vedo fare da loro. Però va bene, lasciamo che passi, corra il tempo, scorra e vedremo i risultati che arrivano, le vedremo, chi avrà la meglio. Comunque testa domani sera per noi ragazzi, per noi è fondamentale. Per noi ragazzi domani sera o perdiamo, è fondamentale fare una bella prestazione per alzare il morale, capito mister Pioli? Pioli, anche voi, e te mister 8 milioni. Mister 8 milioni, guarda se ti prendi la, ti carichi la squadra sulle spalle, se vuoi 8 milioni l'anno, capito? Non che corri solo col Portogallo. Dai, dai. Domani sera, primo match, primo incontro, primo round. Ciao ragazzi, like e campanella attiva. Dai, forza!